Ben ritrovati con le cinepillole, io sono Andrea Maderna, oggi vi parlo di Il lago delle oche selvatiche, che è un noir poliziesco thriller cinese del regista Yinan Diao, che 5 anni dopo il suo ultimo film, che era Fuochi d'artificio in pieno giorno, bellissimo, aveva trionfato a Berlino e poi è arrivato anche nelle sale italiane, torna con un film che l'anno scorso era in concorso a Cannes, dove ha trionfato Parasite, che nei giorni scorsi ha trionfato agli Oscar, e vabbè, pur sconfitto da Parasite a Cannes, anche questo è un bellissimo, bellissimo film. Che cos'è? Allora, diciamo che anche qui siamo dalle parti del noir thriller poliziesco, se vogliamo. È ambientato in un luogo surreale, perché poi la Cina che racconta gli Nandiao, almeno dai film che ho visto, visti i suoi più recenti, tende sempre ad assumere un po' questa apparenza, questa atmosfera di luogo fuori dal mondo, con regole tutte sue, e in cui c'è forse il peggio dell'umanità, e non cambia questa cosa qui. Il racconto parte, diciamo, già avviato, e poi la prima mezz'ora è dedicata a usare una scansione temporale un po' scombinata, si va avanti e indietro per spiegare qual è stato il prologo, e poi da lì si prosegue in maniera più lineare. Non entro troppo nei dettagli, ma diciamo che ci viene mostrata in maniera anche abbastanza buffa quasi una specie di conferenza dei ladri di motorini, dove proprio sono tutti lì che si ritrovano, e viene mostrato quasi come se fosse una conferenza al TED, le tecniche vengono mostrate per rubare i motorini, per non farsi fregare dagli antifurto, cose del genere. E poi scatta il momento della divisione del territorio, con questa cartina dove proprio si dividono il territorio. Però cosa succede? Il territorio, diciamo, la città, i quartieri, le vie più significative. Succede che c'è un conflitto fra due gruppi, due famiglie di questi ladri motorini. Il conflitto si cerca di risolverlo, ma finisce molto peggio di come era cominciato, e al termine di questa situazione il protagonista del film si ritrova ad essere un uomo in fuga. In fuga non solo dai suoi rivali, diciamo, ma anche dalla polizia. Il motivo specifico non ve lo dico, perché appunto si scopre in questi flashback della parte iniziale del film. Da lì inizia poi una serie di situazioni in cui lui sta cercando non tanto di non farsi beccare, ma di farsi beccare il più tardi possibile, mentre cerca di sistemare le cose in una maniera che lo soddisfi. Di nuovo, non voglio entrare troppo nei dettagli. La cosa interessante del film qual è? Beh, allora, innanzitutto ripeto, questa capacità di creare un mondo completamente folle. Il lago delle oche selvatiche è il luogo dove lui va a rifugiarsi, che è questo territorio appunto attorno a un lago dove praticamente non esiste la legge, la prostituzione è completamente fuori controllo, anche perché si prostituiscono sulle barche queste donne, quindi non possono essere controllate, la polizia fatica ad avere presa della situazione. Tra l'altro c'è questo parallelo di nuovo buffo che richiama l'inizio, perché si vedono i poliziotti che pianificano la caccia all'uomo con una mappa esattamente come lo facevano i ladri all'inizio del film, quindi ci sono un po' questi paralleli fra crimine e forze dell'ordine, e c'è questa grandissima capacità di creare un'atmosfera molto, molto sofferta, molto abbattuta, e appunto un mondo completamente alieno, e poi comunque c'è una messa in scena enorme, perché il film, oltre ad essere molto ricercato e curato non solo nella composizione dell'immagine, ma anche nell'uso degli attori, nel posizionamento degli attori nello spazio, che è una cosa molto da cinema orientale, molto tipica, però qui c'è proprio quasi un utilizzo teatrale a tratti degli attori, che è molto affascinante. Ma poi comunque il film, che pure ha un ritmo molto compassato, inutile negarlo, ha però queste improvvise impennate di violenza e anche di azione,
come del resto già faceva a tratti fuochi d'artificio in pieno giorno, in cui all'improvviso ci sono queste scene di pedinamento, diciamo, che si evolvono e piano piano ti rendi conto che il pedinamento è multiplo, cioè c'è una fazione che pedina un personaggio, ma allo stesso tempo c'è un'altra fazione che è lì in incognito e si incrocia nei loro percorsi e poi magari scoppia una sparatoria ed è tutto incredibilmente coreografato, non tanto a livello di azione pura, non è che ci sono delle esplosioni stile John Wick improvvise, l'azione c'è, però è comunque più controllata, anche se ci sono un paio di risse, un paio di sparatorie molto, molto ben messe in scena, ma proprio a livello di struttura, di come si sviluppano queste cose, di come vengono raccontati questi pedinamenti, inseguimenti, queste improvvise sparatorie. Sono molto affascinanti e molto coinvolgenti queste parti. In generale, il film è un bel noir molto, molto posato che mescola comunque dramma, romanticismo, tensione, azione, sangue, morte, amore, onore, insomma, come si può aspettare chiunque abbia visto un po' di film orientali di questo tipo, e io assolutamente lo consiglio, se non temete un ritmo per lo più abbastanza, ripeto, posato, è sicuramente un film a cui conviene dare una chance. Certo, ammesso e non concesso che riusciate a trovarlo in sala, perché dubito che godrà di una distribuzione esagerata, però insomma poi una volta uscito, male che vada, ve lo appuntate, se non avete modo di andarlo a recuperare in sala fra qualche tempo, lo potrete sicuramente vedere, in home video. Però assolutamente lo consiglio. Fuochi d'artificio in pieno giorno era il film di 5 anni fa, Il lago delle oche selvatiche è quello di quest'anno. Sono sempre titoli un po' strani perché non sembrano titoli che descrivono i film noir e polizieschi, che poi in realtà sono, questo anche più di Fuochi d'artificio in pieno giorno, però lo sono e assolutamente da recuperare, secondo me. È tutto, alla prossima, ciao!